partita inizialmente equilibrata, dopo il gol preso, il Mantova è andato in difficoltà, concedendo troppo spazio forse? Beh, è stata conseguenza un po' del gol subito. Abbiamo tenuto bene il campo, i ragazzi secondo me hanno avuto un ottimo impatto e abbiamo avuto anche delle situazioni per far male, poi dopo sono andati in vantaggio, inevitabilmente ci siamo sbilanciati e di fronte avevamo una squadra che comunque quando concedi determinati spazi diventa ancora più pericolosa. Ci sono state parecchie difficoltà, mister, negli ultimi giorni. Possono aver influito sulla prestazione? Beh, niente alibi, nel senso questa è la costante, il cambiamento, insomma tante situazioni che adesso conosciamo da tempo. Quindi i ragazzi hanno fatto, secondo me, il massimo. Bisogna guardare avanti perché sapevamo che era una tappa complicata, ma si rigioca subito lunedì, quindi testa subito da domani al prossimo impegno. E quindi, ministro, di conseguenza come stanno gli infortunati? C'è qualche novità? Beh, credo che quella sia un po' la nota positiva, perché comunque il rientro di Lucas e Guccione e di Bianchi in una partita del genere comunque è andato tutto secondo le previsioni, sono recuperati appieno, insomma venivano da diversi giorni, diverse settimane di inattività, quindi gli mancava un po' il test gara e hanno superato anche quello, quindi di questo siamo ben contenti. Allora, mi sta chiudendo, facciamo una domanda. Alla fine poi ti aspettavi un Mantova più propositivo stasera? Ripeto, di fronte avevamo una squadra dove ha la miglior difesa, concede poco, solida, strutturata e i ragazzi hanno fatto il massimo e delle situazioni importanti poi le abbiamo avute. E subendo il gol si è aperto qualche varco di troppo, però poi ecco anche lì sul gol subito c'è stata l'occasione di Ganz per rimetterla subito in pari, mentre nel secondo tempo abbiamo rischiato qualcosina di troppo, ma alla fine la partita è rimasta in equilibrio, magari con un pizzico di convinzione in più potevamo riaprirla qualche minuto prima, però ripeto, adesso dobbiamo voltare pagina. La prestazione c'è stata, abbiamo fatto il massimo, quindi bisogna guardare avanti.